Ad oggi lei, la nuova CX-60, è la Mazda stradale più potente di sempre. Si tratta di un progetto molto ambizioso sia da un punto di vista tecnico, può avere la trazione posteriore e motori a 6 cilindri, che stilistico, e a livello di dotazioni può dire ampiamente la sua nel segmento dei SUV premium. Prima di vederla da fuori, da dentro e di scoprire come va sulle strade intorno a Lisbona, però non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanella. Mercato chiama e Mazda risponde. La CX-60 è la nuova ammiraglia a ruote alte della casa. Dalle dimensioni importanti, parliamo di poco più di 4,70 m di lunghezza, ma mascherate bene da proporzioni equilibrate e da una carrozzeria levigata e morbida, ma allo stesso tempo muscolosa. Il cofano è lungo per ospitare il motore longitudinale, con l'abitacolo che è stato arretrato e con lo sbalzo posteriore maggiore di quello anteriore. Il frontale è imponente grazie alla grande calandra, unita idealmente ai fari, che possono essere a matrice, da due sottili linee a LED. Il posteriore è più tradizionale ma allo stesso tempo personale, con i fari che si allungano verso l'interno che esaltano la larghezza dell'auto e il profilo slanciato dai cerchi da 18 o da 20 pollici. Ma veniamo al bagagliaio. Sono 570 i litri di capacità minima a disposizione, che diventano 1200 abbattendo gli schienali posteriori e 1700 abbattendo gli schienali considerando dal piano fino al soffitto. Come potete vedere dalle immagini, la moquette riveste tutte le pareti, per cui il livello di qualità percepita è molto alto, mentre per l'organizzazione del carico ci sono una rete laterale, una 12 volt qui a destra, e da queste due leve è possibile abbattere o solamente la parte centrale del divano posteriore oppure l'intera sezione destra o sinistra. Mi piace molto anche che la cappelliera sia particolarmente sottile, per cui a pieno carico non va ad intralciare i bagagli e che sia solidale con il portellone. Quando si parla di memorie spesso ci si riferisce ai sedili elettrici. La CX-60 però fa di più. Dietro la strumentazione c'è una piccola telecamera che attraverso un software di riconoscimento facciale scannerizza il guidatore, adattando di conseguenza i parametri della climatizzazione e la posizione di volante, sedile e specchietti, oltre all'head-up display. Può riconoscere fino a 6 guidatori diversi. Dentro l'impostazione tipicamente Mazda. L'ambiente è minimal, con linee pulite e morbide che modellano l'intera plancia, che solo a guardarla trasmette un senso di rilassatezza, soprattutto se scelta in colorazioni chiare. Trattandosi di un'ammiraglia, l'attenzione dei designer si è concentrata molto su rivestimenti e sul loro abbinamento, dato che a seconda delle versioni troviamo dalla plastica morbida alla pelle nappa, dal legno all'alluminio, passando anche per il tessuto intrecciato. Ci sono pochi tasti, solo quelli essenziali, con le informazioni raccolte nei due grandi schermi da 12,3 pollici, oltre che sull'head-up display proiettato direttamente sul parabrezza. Al centro del tunnel la leva del cambio è stata aggiornata nella forma e c'è sempre il rotore da cui si gestisce l'infotainment. Peccato solo che questo non sia touch, o meglio, lo è, ma solo per quanto riguarda l'utilizzo di Apple CarPlay e Android Auto. Per saperne di più su come è fatta dentro, però, vi lascio qui sotto in descrizione i link ai video di Flavio e Antonio che l'hanno studiata nel dettaglio. Noi invece vediamo come va. cavalli e 500 Nm di coppia massima. Sono questi i numeri che fanno della CX-60 la Mazda stradale più potente di sempre. Questa che sto guidando è la prima versione ad arrivare sul mercato, l'ibrida plug-in, che qui davanti nasconde due motori, un 2005 a benzina a 4 cilindri da 192 cavalli e un elettrico da 136. Il motore a benzina è montato in posizione longitudinale, il che ha consentito l'alloggiamento del modulo elettrico sullo stesso asse. E la trazione integrale è vera, nel senso che abbiamo fisicamente un albero di trasmissione a trasferire la coppia. A gestire il tutto c'è un nuovo cambio automatico a 8 marce sviluppato da Mazda, che funziona come un convertitore di coppia, ma ha in ingresso una frizione multidisco e un generatore elettrico al posto del classico convertitore idraulico. Rispetto al 6 marce automatico utilizzato su molte Mazda è tutta un'altra cosa, non all'altezza del più efficace ZF per fare un confronto, ma un bel passo avanti in termini di comfort di marcia, dato che il passaggio tra un rapporto e l'altro è fluido e impercettibile, a meno che non si cerchi la prestazione. Attraverso le varie modalità di guida è possibile intervenire elettronicamente sull'erogazione e sulla gestione dei due motori.
In quelle più tranquille la CX-60 favorisce la marcia in elettrico, ma mi ha stupito in sport per come riesce a far lavorare in sinergia le due componenti, a tutto vantaggio della prestazione, con l'elettrico che va a compensare ad ogni minimo vuoto di coppia del benzina. E le prestazioni non sono per niente male, dato che va da 0 a 100 in 5,8 secondi con una velocità massima limitata a 200 km orari. La CX-60 che vedete nelle immagini e che ho avuto modo di provare intorno a Cascais è una preserie che gli ingegneri dovranno ottimizzare dal punto di vista elettronico in vista del lancio dei prossimi mesi. L'auto va già molto bene, ma è possibile renderla ancora più confortevole e affilata lavorando, per esempio, sulle transizioni da motore elettrico a termico che ho trovato un po' troppo brusche. Ma per il risultato finale al 100% ne riparleremo sicuramente nei prossimi mesi, in una prova più approfondita. A seconda delle versioni, la CX-60 oscilla tra i 1800 e i 2000 kg in ordine di marcia, che non sono pochissimi ma comunque in linea con il peso della concorrenza. In Mazda però secondo me hanno lavorato bene, perché la posizione di guida è ottima, il che ti fa prendere subito confidenza con la macchina, e la batteria alloggiata sotto il pianale permette di tenere basso il baricentro, limitando così per quanto possibile i trasferimenti di carico in curva. Come vi ho anticipato prima, la piattaforma della CX-60 è completamente nuova, sviluppata da zero internamente e adattabile sia a modelli endotermici che elettrici. Si tratta dell'architettura multisoluzione Skyactiv ed è una sorta di modulare che da qui ai prossimi anni ritroveremo su altre auto anche più piccole. La CX-60 ha ammortizzatori passivi, quindi non ha controllo elettronico, con uno schema sospensivo a doppio braccio oscillante davanti e multilink dietro, e ammetto che mi ha convinto tanto per il modo in cui sta in strada, per come affronta le curve e per la percorrenza che riesce ad avere nonostante un peso importante. Qui si sente che il motore spinge dal posteriore, soprattutto per l'inserimento che è molto preciso. Il merito è anche del sistema KPC, sperimentato per la prima volta sulla CX-60 e pensato per le auto a trazione posteriore, che interviene frenando la ruota posteriore interna in curva, creando un momento di inerzia per controbilanciare il rollio. In questo modo la macchina guadagna in stabilità e in comfort, soprattutto per chi siede dietro. Sulla plug-in la trazione è integrale permanente, anche se predilige l'asse posteriore e utilizza una frizione multidisco a controllo elettronico per la distribuzione della coppia. Lavora anche in sinergia con l'impianto frenante per ottimizzare la distribuzione rigenerativa delle ruote anteriori e posteriori. La CX-60 utilizza un sistema brake by wire per rilevare il livello richiesto di forza frenante, generando al tempo stesso quanta più energia possibile all'interno di questo intervallo. Questo vuol dire che, a prescindere dalla forza frenante richiesta, il sistema massimizza la rigenerazione della componente ibrida per contenere i consumi e ridurre l'energia dissipata generale. Mi è piaciuta la taratura del pedale del freno, perché ha una corsa corta, è solido e modulabile e non soffre di quella spugnosità che spesso si trova su molte auto elettrificate. Il fatto di non avere però un collegamento meccanico tra pedale e pastiglia non fa percepire l'affaticamento dell'impianto, il cosiddetto fading, dato che in situazioni di stress l'elettronica compensa la perdita di potenza a parità di pressione sul pedale. In un periodo storico in cui molte case stanno abbandonando le motorizzazioni diesel, Mazda continua a puntare decisa su questa tecnologia. La CX-60 infatti, oltre alla versione plug-in, arriverà anche in altre due motorizzazioni, un benzina e un diesel, entrambe a 6 cilindri mild hybrid. Il primo sarà un 3000 non turbo e riprenderà la tecnologia Skyactiv X che abbiamo già visto sugli ultimi modelli della casa. Prima di questo però sul mercato arriverà il diesel, un 3,3 litri di cui ancora non sappiamo la potenza e i dati di coppia. Quel che è sicuro però è che ne vedremo delle belle e sono già curiosissimo di provarli entrambi, perché due 6 cilindri con almeno 300 kg in meno rispetto alla versione plug-in con questo assetto potrebbero fare della CX-60 uno dei D-SUV sul mercato più belli da guidare. La nuova Mazda CX-60 è già ordinabile nelle concessionarie con un prezzo base di poco inferiore ai 50.000 euro. Sono 4 gli allestimenti disponibili, con una differenza di circa 6.000 euro tra il primo e l'ultimo, e come da tradizione giapponese la dotazione di serie è ottima fin dalla versione d'ingresso. Ci sono infatti i cerchi in lega da 18, i fari a LED, la strumentazione digitale e lo schermo dell'infotainment da 12,3 pollici, il clima bizona e il cruise control, la radio DAB e la maggior parte dei sistemi di assistenza alla guida, cruise adattivo escluso.
Chi volesse una dotazione più completa e una CX-60 caratterizzata esteticamente sia fuori che dentro può puntare direttamente agli allestimenti superiori, integrandoli eventualmente con pacchetti specifici con prezzi da circa 1.500 a 3.000 euro ciascuno a seconda della versione di partenza. In questo modo la dotazione si fa davvero completissima, dato che si possono avere i fari a matrice di LED, l'impianto audio Bose con 12 altoparlanti, tutti i sedili elettrici riscaldati e ventilati, le telecamere a 360 gradi e gli ADAS più avanzati. Interessante poi l'offerta di lancio valida fino ad agosto 2022. Acquistando una CX-60 in un allestimento che non sia quello base, Mazda regala tre tagliandi e il pacchetto Convenience & Sound dal valore di quasi 3.000 euro.